Le anime del governo 5 Stelle e Lega litigano sulla vicenda del sottosegretario Siri. Secondo lei questa è la fine del contratto? Ma da elettore, se pensa a un elettore del 5 Stelle della prima ora, prima finisce questo contratto meglio è, per come dire, consentire una vita diversa al movimento. Se invece il movimento ha deciso di abbracciarsi definitivamente al sistema come sembra, allora questo è un contratto che durerà. Io credo che sono schermaglie molto anche di tipo elettorale, chiaramente per le europee. Bisognerà vedere che anima prevarrà all'interno dei 5 Stelle dopo le europee. Io credo che la maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle non auspicavano un'alleanza con la Lega, e invece il capolavoro politico del Movimento 5 Stelle è stato quello di far diventare Salvini il vero capo politico del governo, un uomo che profondamente aveva sprezzo nei confronti dei meridionali, oggi è diventato capo politico di fatto grazie al voto preso dal Movimento 5 Stelle soprattutto al sud, quindi non so a chi conviene questo contratto, evidentemente conviene a chi è legato alla poltrona. Io invece mi auguro per il futuro, e la campagna in questo potrebbe essere anche un laboratorio, che ci possa essere un'alternativa al governo nero 5 Stelle Lega.